Salve a tutti, siamo a un nuovo appuntamento della rubrica La pillola dell'avvocato con l'avvocato di Casa dei Diritti Sociali Marco Galbieri e oggi proviamo ad affrontare un tema apparentemente complesso che è quello delle scriminanti, cioè il complesso di norme giuridiche che rispetto al diritto penale rendono diciamo l'azione, un'azione, un fatto non un reato penale, perché praticamente introducono una serie di eccezioni, di come dire, di eccezioni che appunto trasformano un'azione che normalmente verrebbe considerata un reato penale in un'azione magari di autodifesa oppure insomma giustificabile e quindi non reato. Prego Marco, illuminaci. Va bene, allora salutiamo ovviamente innanzitutto chi ci sta ascoltando e scusate, sono un po' raffreddato quest'oggi, però proviamo comunque in linea generale, in maniera sintetica, a descrivere quelle che hai effettivamente introdotto come cause scriminanti. E le analizziamo, poi magari facciamo nel concreto con qualche esempio e riusciamo a rendere più chiaro il discorso, però in generale trattasi, diciamo, di un complesso di norme che vengono individuate nella parte generale. E tra gli articoli 50 e l'articolo 54 del codice penale, salvo poi leggi speciali che comunque prendono le mosse e partono da questo nucleo di norme che vanno in qualche modo a elidere lo stesso concetto di antigiuridicità della condotta. Che significa? Diciamo, si è discusso in passato, ormai sembrerebbe abbastanza, diciamo, pacifico il discorso, se si trattasse di cause di non punibilità o appunto discriminante. La differenza, diciamo, per quanto tecnica è importante perché una causa di non punibilità è una causa che interviene successivamente, diciamo, al compimento di un reato. Quindi il reato è commesso, però non è punibile perché sono sopravvenuti degli elementi, diciamo, che non consentono di punire quello che di per sé, però, diciamo, è considerato una condotta criminosa a tutti gli effetti. In questo caso, invece, parliamo di casi in cui viene meno l'antigiuridicità, nel senso che la condotta non è criminosa ma non punibile. La condotta non è proprio criminosa perché ci sono, diciamo, degli aspetti che poi andiamo a vedere che in parte si ricollegano a un discorso che avevamo fatto anche, diciamo, nelle scorse volte in cui si era parlato. Poi capiremo, diciamo, di che cosa stiamo parlando. Comunque iniziamo con il consenso dell'avente diritto. È il primo caso, quello previsto dall'articolo 50, per cui ad esclusione di determinati casi, e anche là, diciamo, c'è un dibattito abbastanza forte, io posso commettere quello che fondamentalmente è ritenuta, diciamo, un'azione che non potrei commettere nei confronti di un'altra persona se questa persona mi ha fornito il proprio consenso. Ora chiaramente, diciamo, questo non è possibile. Adesso parliamo per esempio, diciamo, anche dei tatuaggi, insomma, di situazioni in cui siamo al limite, in cui ci sono, no, dei trattamenti anche, diciamo, personali sul corpo della persona che vengono giustificati dal fatto che sono io il titolare dell'avente diritto, chiaramente, diciamo, che ho prestato il consenso a chi mi sta fondamentalmente causando in quel momento un dolore finalizzato però magari appunto a un trattamento altro. E questo, diciamo, è l'esempio più classico che si fa. Chiaramente, diciamo, c'è un limite. Ne facciamo proprio uno semplice semplice anche qua di esempio, diciamo, dove si incontra un limite molto discusso e molto dibattuto, l'omicidio con il consenso, diciamo, della persona che si sta uccidendo. Chiaramente, diciamo, è un consenso che non sarebbe valido. Detto, diciamo, in altri termini, potremmo parlare dell'eutanasia in Italia con tutto il dibattito che ci sta dietro. Quindi non ogni tipo di consenso è ritenuto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento e tale da giustificare una condotta criminosa rendendola appunto lecita. Scusa, ma Marco, ma questo consenso deve essere esplicito, scritto, come deve essere? Deve essere chiaramente esplicito e può essere chiaramente, diciamo, anche fornito direttamente dalla persona verbalmente, diciamo, nella misura in cui questo, diciamo, è in grado di farlo, altrimenti, diciamo, il problema diventa probatorio. Però assolutamente sì, esplicito non può essere presupposto, non posso pensare che la persona mi ha autorizzato, ma anche, diciamo, facciamo esempi più semplici, no? La violazione di domicilio, diciamo, e là dove io non ti consento di entrare, se invece ti consento di entrare, diciamo, è un'ospitalità.
E così diciamo, adesso questo è un caso forse troppo semplicistico, però quello dei tatuaggi, quelli di alcuni trattamenti che sono vicini diciamo, ai trattamenti sanitari, eccetera, eccetera, cioè, probabilmente rendono meglio l'idea di quello che si vuole fare. E comunque, avendo, ripeto, diciamo, su determinati casi io la titolarità del bene giuridico, in quel caso tutelato dall'ordinamento, sono chiaramente in grado di poter consentire, diciamo, che venga in qualche modo, diciamo, attraversata quella sfera che altrimenti, diciamo, non sarebbe attraversata se non ci fosse il mio consenso. E questo, diciamo, è il primo caso. Il secondo caso comprende due tipi di condotte diverse che sono l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere. Tra l'esercizio del diritto, e qua ci ricolleghiamo a ciò che già avevamo detto precedentemente, abbiamo chiaramente ad esempio il diritto di cronaca, il diritto di critica, ne abbiamo parlato la scorsa volta, quindi ciò che altrimenti potrebbe essere ritenuto come diffamatorio e rientrare ad esempio in quell'alveo dei reati, non lo è laddove io sto esercitando correttamente con i paletti che già ci siamo detti un diritto di critica, questo perché chiaramente c'è un bilanciamento. Di tipo anche costituzionale o comunque sia fra norme che consentono diciamo, di ritenere che l'esercizio di un diritto può avere diciamo, una validità tale diciamo, da andare a sovrastare quella che è una norma penale incriminatrice. E questo diciamo, abbiamo fatto adesso l'esempio più largo perché è quello più semplice da poter comprendere. Anche diciamo, l'adempimento di un dovere, mettiamo il conto di un vigile del fuoco diciamo, che entra dentro un'abitazione violando appunto, diciamo, anche contro il consenso lo stesso perché sta spegnendo un incendio nel palazzo di fronte. E quindi diciamo ciò che di solito questi tipi di condotte riguardano pubblici ufficiali o coloro, agenti di polizia, insomma tutte quelle persone che si ritrovano a un certo punto a violare determinate norme perché stanno adempiendo a un proprio dovere. E in questi casi parliamo di linee di confine, alcune volte non sempre diciamo, semplici da distinguere. Possiamo anche aggiungere che in tanti casi poi diciamo, le norme speciali ci aiutano in qualche modo a delineare questa linea di confine. In altri casi non ci aiutano per niente, quindi bisogna in qualche modo diciamo, navigare a vista o aiutarsi tramite la giurisprudenza e le pronunce passate su ciò che può essere inteso come adempimento di un dovere e quali sono anche là le linee di confine diciamo, che giustificano in qualche modo diciamo, la condotta posta in essere oppure non la giustificano. Un altro classico esempio di cui spesso si dibatte, anche là diciamo, non semplice da comprendere, è quello della legittima difesa. Anche là diciamo, che cosa, qual è l'elemento cardine? Io sto difendendo diciamo, un bene, mi sto difendendo ad esempio da un attacco, da un'aggressione e reagisco a questa aggressione con una forza, diciamo, andando in qualche modo a riprendere il linguaggio della fisica, pari e contraria, e in questo modo riesco in qualche modo, diciamo, a salvaguardare il mio bene vita, ad esempio. E spesso succede, anche là si parla di eccesso colposo, quando viene superata quella linea di confine, ma non con una volontà, diciamo, di nuocere. Ci sono tantissimi casi, insomma, si è discusso, ci sono stati interventi normativi, diciamo, su tante questioni, appunto, diciamo, la difesa quando ci sono dei furti all'interno dei negozi, se sia giusto o meno, diciamo, rispondere con il fuoco a chi magari non è armato o anche chi è armato, però di fatto, diciamo, sta sfuggendo. E quindi ci sono una serie di casistiche in cui bisogna effettivamente capire laddove, diciamo, la legittima difesa è proporzionata. Il tema più complicato in questo tipo di scriminante è sempre capire se la proporzionalità è venuta in essere o meno, quindi se la mia difesa è stata in qualche modo, diciamo, dettata da quel momento storico ben preciso, oppure se ha travalicato i limiti, che è facile, diciamo, che avvenga perché magari sono un sentimento di rabbia all'interno, per cui anche laddove sono, non mi ritengo essere, diciamo, fuori pericolo, in realtà, diciamo, vado a compiere degli atti, diciamo, che travalicano, diciamo, la difesa. Solitamente quando parliamo di furti dentro casa, via dicendo, laddove sta fuggendo il ladro, parliamo, diciamo, di un bene patrimoniale a fronte, diciamo, di un bene vita, e quindi che significa, diciamo, mi hanno sottratto degli averi e dall'altra parte, diciamo, io invece reagisco andando poi a ledere l'incolumità dell'altra persona, quindi di fatto travalicando questo limite. Dall'altra parte, diciamo, chi ritiene che invece bisogna
e poter reagire, diciamo, con una forza a pari contraria anche maggiore, ritiene, diciamo, che ci sia tutto un sentimento all'interno, diciamo, di queste vicende per cui non sono stato soltanto derubato, ma è stata violata, diciamo, la mia attività piuttosto che la mia abitazione, con una serie di conseguenze anche psicologiche, e quindi, diciamo, possa essere un deterrente e autorizzare, tra virgolette, diciamo, anche una difesa maggiore in queste situazioni. Ci sono, come dicevamo, interventi normativi specifici che poi vanno, diciamo, a limare, sono spesso figli, diciamo, del sentimento del governo, diciamo, di turno, e per cui adesso, diciamo, ci atteniamo soltanto alle norme generali senza entrare, diciamo, nello specifico, così come questa discussione dovrebbe essere. E chiaramente correlata a questo, diciamo, è l'uso legittimo delle armi, in questo caso però, diciamo, fondamentalmente legato a pubblici ufficiali, e quindi parliamo, diciamo, di organi di polizia, che ad esempio, diciamo, di fronte a determinate situazioni sono obbligati a utilizzare, diciamo, le armi, e anche, diciamo, chi sta assistendo queste persone possono fondamentalmente, diciamo, utilizzare le armi sempre in un contesto che chiaramente, diciamo, non è quello del Far West, ci mancherebbe altro, ma in un contesto, diciamo, di pericolo tale che in qualche modo, diciamo, può essere riagganciato a quello della legittima difesa, però, diciamo, non solo del privato cittadino, ma in questo caso, diciamo, posto in essere, diciamo, dalle forze dell'ordine. E quindi anche questo, diciamo, chiaramente, diciamo, va a scriminare la possibilità, diciamo, che possa parlarsi di un reato. Infine, diciamo, l'ultimo è lo stato di necessità. Lo stato di necessità non è propriamente, diciamo, uguale alla legittima difesa, ma si differenzia perché di fatto noi abbiamo un bilanciamento fra due beni giuridicamente tutelati, in cui non possono sopravvivere entrambi, e quindi, diciamo, bisogna in qualche modo sacrificare uno dei due. L'esempio più classico, diciamo, da manuale, anche questo, diciamo, per rendere comprensibile quale potrebbe essere lo stato di necessità, sono i due scalatori che stanno su una montagna. A un certo punto, diciamo, si rompe una qualche protezione, per cui uno dei due, diciamo, sta precipitando, è attaccato ancora al primo, e il primo, per evitare di precipitare anche lui, è costretto a tagliare la corda e quindi sacrificare una vita, perché altrimenti, diciamo, se ne sacrificherebbero probabilmente due, perché non ha altro modo di poterlo aiutare. E quindi la difesa del proprio bene impone in quel caso, diciamo, il sacrificio di un altro bene. Questa è una, diciamo, delle possibili casistiche. Adesso, ripeto, stiamo ragionando su schemi abbastanza ampi e molto da manuale, perché poi in Ah, realtà. scusami, Sì. Marco, rispetto a chi per esempio ha fame, no? E non ha nulla da mangiare, non ha reddito, andare a fare un furto in un supermercato è un discorso di necessità oppure diventa una cosa penale? E no, il furto chiaramente, diciamo, è un reato previsto e punito, e si è discusso, diciamo, si è discusso in molti casi. Chiaramente bisogna sempre entrare poi nello specifico della situazione. Allora, che significa, diciamo, andare a fondamentalmente vengono anche, come si dice, ridimensionate per la tenuità del fatto. Cioè, se uno va a rubare un pasto fondamentalmente perché innanzitutto, diciamo, non ha nessun tipo di assistenza alternativa possibile in quel momento, e quindi magari, diciamo, non c'è un centro che possa in qualche modo sopperire a questa mancanza. Bisogna poi entrare nel merito delle questioni. Io ritengo assolutamente sì, nel senso che lo stato di necessità, chiaramente, diciamo, rispetto alla propria vita, sia quella di mangiare, rispetto a un bene patrimoniale, che sia quello, diciamo, di un pasto. Andare a vedere, diciamo, se all'interno del furto poi magari ci sono, come viene attuato questo furto, se con destrezza, se con l'ausilio di armi, se si limitano, diciamo, ad un pasto, oppure vanno poi a prelevare dei soldi o dei beni di fatto che non sono, diciamo, semplicemente di sussistenza passiva oltre. Quindi chiaramente poi la realtà è molto più variegata e complessa. In linea generale si è parlato anche sull'occupazione degli immobili, diciamo, uno stato di necessità rispetto, diciamo, al non poter vivere sulla strada o non avere altre alternative. Quindi sulla soglia, diciamo, delle difficoltà di determinate situazioni, chiaramente, diciamo, si discute in continuazione, diciamo, se possano rientrare o meno. Bisogna ogni volta valutare in concreto. Queste sono appunto norme generali che poi di fatto, diciamo, hanno un asilo di una giurisprudenza che chiaramente, diciamo, può cambiare come cambiano i casi. Quindi teoricamente io direi sì, assolutamente sì, diciamo, non può essere criminalizzato, diciamo, in questo caso, proprio per lo stato di necessità, però. E qua lo dico e qua lo dico, perché poi nel caso concreto, insomma, bisognerebbe entrare nella complessità della vicenda per capire effettivamente, diciamo, se c'erano alternative, se non ce n'erano, in che cosa è consistito il furto, se è stato attuato mediante violenza anche sulle persone, eccetera, eccetera. Tutti elementi che invece andrebbero a sostegno, diciamo, del fatto che non si tratta semplicemente di uno stato di necessità.
Questa è più o meno, diciamo, la linea su cui mi muoverei. Queste, diciamo, sono appunto le norme della parte generale del codice penale che disciplinano, come abbiamo detto, appunto le cause scriminanti, diciamo, tutte quelle condotte che in qualche modo vengono ritenute lecite, in quanto, diciamo, in presenza di queste cause non si può parlare, diciamo, di contro di un'azione criminosa e quindi, diciamo, punita dal codice penale o dalle leggi complementari. Bene, grazie. Grazie Marco, mi sembra importante, c'è una casistica piuttosto variegata e quindi... Perché essendo norme generali si poi possono attagliare, diciamo, su, e tu immagini, diciamo, gli avvocati come tentino anche, diciamo, di utilizzare queste norme a difesa dei propri assistiti, laddove chiaramente, diciamo, si può ravvisare una motivazione estrinseca o intrinseca, diciamo, che ha portato al compimento, diciamo, di condotte che altrimenti, diciamo, sarebbero ritenute penalmente punibili. Perfetto, grazie, alla prossima. Alla prossima, grazie.